Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a Pescara per l'inaugurazione del ponte Flaiano. Questa mattina l'avvio di una lunga giornata di festa nel capoluogo adriatico, in cui è arrivato il ministro Delrio in occasione appunto del taglio del nastro del nuovo ponte intitolato al grande scrittore pescarese. Vediamo insieme il servizio realizzato da Paolo Renzetti. Tanti cittadini, ma anche molti bambini delle scuole pescaresi hanno fatto da contorno questa mattina al battesimo del ponte Flaiano da parte del ministro Graziano Del Rio, che al fianco del presidente della giunta Luciano D'Alfonso ha confermato la grande attenzione del governo nazionale per le infrastrutture regionali. Sì, una bellissima giornata per Pescara. Complimenti al sindaco, al presidente della regione, a tutti coloro che hanno lavorato per questo progetto che unisce due pezzi di città, le rende più bella, più fruibile e anche più sostenibile con le ciclabili, quindi molto bene. Un investimento sulla qualità di vita della nostra città molto importante. Beh, abbiamo lavorato col presidente D'Alfonso in maniera molto intensa in questo anno e mezzo e abbiamo fatto quindi un programma di sviluppo delle infrastrutture, affrontando tutti i nodi, dalla 16 fino alla 17, alla Civitalupparella, e quindi abbiamo messo in fila tutte le robe, compreso lo sviluppo dell'aeroporto, compreso lo sviluppo dei porti. Come ho sempre detto con Luciano, che stimo e apprezzo, la nostra programmazione, accompagnata dalle risorse giuste, avrebbe cambiato il volto dell'Abruzzo, e credo che i cantieri che stanno per iniziare, le aggiudicazioni che stiamo per fare, dimostrino che abbiamo seguito la strada giusta, quella di pianificare, di programmare, di mettere le risorse. Adesso davvero i cantieri possono partire. Il 23 di giugno, come sa bene il ministro, apriamo le buste per la Fondo Valle Sangro. 190 milioni di euro più 30 attesi da 40 anni. Io ringrazio molto il ministro Del Rio, Graziano, ringrazio il nuovo corso di ANAS e ringrazio anche l'atteggiamento responsabile degli enti locali. Un grande grazie anche a Fiat Sevel, che ha atteso, aspettato, senza abbandonare l'Abruzzo, e adesso, dopo 40 anni di aspettativa, finalmente ci siamo. E continuiamo sempre a Pescara. Questa mattina c'è stato un sit-in di protesta sotto la sede della Regione Abruzzo in Viale Bovio da parte dei lavoratori della Daico. Andiamo a vedere. Vicepresidente Lolli, questa mattina c'è questa protesta, questo sit-in dei lavoratori della Daico qui dinanzi alla regione di Pescara. Lei ha incontrato una delegazione anche di sindacalisti. Cosa chiedono questi lavoratori? Ma qui siamo di fronte a una vicenda che non nasce oggi, eh? Noi abbiamo già da tempo seguito insieme alle organizzazioni sindacali, all'RSU, questa vicenda della Daico. Parliamo delle aziende più importanti, un vero gioiello del nostro territorio, che ha diversi stabilimenti a Manoppello, a Chieti, ma anche a Chiriscalo, ma anche a Colonnella, ed è un'azienda che in questo momento ha una produzione intensa, realizza utili, quindi dovremmo stare tranquilli. In realtà non stiamo tranquilli, non stiamo tranquilli perché guardiamo un po' il futuro di questa azienda. E siamo molto preoccupati dal fatto che un'azienda che opera nel settore dell'automotive con produzioni importanti e non ci garantisce sul futuro, non ci presenta un piano industriale credibile, non sta investendo in ricerca e sviluppo e piuttosto sta facendo una serie di atti che sembrerebbero andare in direzione di indebolire piuttosto che di rafforzare. Noi l'abbiamo chiamata, abbiamo fatto vari incontri, abbiamo anche firmato con le organizzazioni sindacali e l'azienda un protocollo presso la regione, un protocollo nel quale l'azienda si impegnava, qualunque tipo di eventuale iniziativa, di comunicarla al sindacato. Il problema principale è che l'azienda sta mettendo in campo alcune operazioni senza contrattarle con noi sindacato, che siamo stati sempre disponibili nel corso degli anni a trovare soluzioni anche a situazioni più difficili. Quindi questo cambiamento di rotta, questo cambiamento di atteggiamento ci ha portato a manifestare, e più alcune operazioni di smantellamento su R&D e qualità ci porta ad cominciare a avere qualche campanello d'allarme. Non ci sono stati però licenziamenti. Ci sono stati spostamenti, quindi non sono licenziamenti veri e propri, però quando tu indebolisci dei reparti, cioè togli delle mansioni, indebolisci, giustamente, sono sempre degli esuberi, perché se togli due persone a una sala prototipi, hai creato due esuberi.
Ed ora la cronaca, sequestro della Guardia di Finanza, 700.000 euro ad una società con sede fiscale nel capoluogo di regione, cioè all'Aquila, con l'accusa di omesso versamento dell'IVA. Vediamo il servizio della redazione aquilana. I finanziari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila hanno eseguito un sequestro di disponibilità finanziarie di beni mobili e immobili per un valore pari a circa 700.000 euro emesso dalla locale autorità giudiziaria nei confronti degli amministratori di una società operante nel settore della costruzione di infrastrutture viarie, responsabile di omesso versamento dell'IVA. La società, con sede fiscale all'Aquila, aveva svolto dei lavori anche per l'Expo. La misura cautelare, si legge in una nota, è giunta al termine di complessi accertamenti contabili, a seguito dei quali è emerso che la società, in liquidazione dal settembre del 2014, è già destinataria di un atto di accertamento emesso dalla locale Agenzia delle Entrate e che ha maturato nei confronti dell'erario un debito IVA pari a 750.000 euro. A fronte di tale posizione debitoria, la società aveva avviato un piano di rateizzazione dell'imposta, consistente nel pagamento di 20 rate mensili da 61.000 euro ciascuna, che però è stato interrotto dalla società stessa dopo il pagamento della sola prima rata. I finanzieri hanno intrapreso così articolati e complessi accertamenti patrimoniali, tesi ad individuare beni e disponibilità finanziarie riconducibili agli amministratori della società, per un valore pari all'imposta non versata, e cioè 700.000 euro circa, importo corrispondente all'IVA non versata, 750.000 euro al netto dell'unico pagamento rateale effettuato dalla società, come dicevamo 61.000 euro. La lotta alle frodi fiscali da sempre costituisce una delle priorità per la Guardia di Finanza, che anche attraverso forme sempre più virtuose di collaborazione con gli uffici giudiziari e finanziari, è costantemente protesa a contrastare gli effetti negativi causati all'economia dall'evasione fiscale. A Lanciano è iniziato in Corte d'Assise il processo relativo all'inchiesta sul ricovero di anziani l'arcobaleno di Vasto. Prima udienza con la costituzione delle parti, la Corte ha anche rigettato l'eccezione della difesa degli imputati che chiedeva la nullità del decreto di giudizio immediato con restituzione degli atti al PM Di Florio e l'immediata liberazione di entrambi gli imputati. La prossima udienza è prevista il 14 luglio. Vediamo. Gliene davano di santa ragione, come si vede e si sente nelle intercettazioni videoambientali dei carabinieri di Vasto agli anziani ricoverati nella struttura L'Arcobaleno. A meno di un anno dagli arresti per concorso in maltrattamenti, lesioni volontarie, aggravate perché seguite dalla morte della persona offesa e abbandono di incapaci con le aggravanti di aver agito per futili motivi e aver adoperato sevizie, inizia il processo in Corte d'Assise a Lanciano per i due imputati, Carmela Guglielmo, 49 anni, e il suo convivente Lucio Ramundi, 59. Prima udienza con la costituzione delle parti. La Corte, presieduta da Marina Valente, giudice *ad litem* Andrea Belli, oltre a sei giudici popolari, ha rigettato l'eccezione avanzata dalla difesa degli imputati, che chiedeva la nullità del decreto di giudizio immediato con la restituzione degli atti al PM Di Florio e l'immediata liberazione di entrambi gli imputati per tornare alle indagini preliminari. Il processo dunque resta a Lanciano. Prossima udienza il 14 luglio, con l'inizio della fase di discussione dei testi, che saranno ammessi in numero non superiore a 19 per parte. La Procura, con il sostituto Gabriella De Lucia, mostrerà in aula quattro intercettazioni videoambientali, oltre ad altre intercettazioni telefoniche per le quali sono state chieste le trascrizioni. Si sono costituite anche tre parti civili. Per Carmine Sozio, l'avvocato Alessio Mucci ha chiesto 20.000 euro. Per Federico Di Renzo, l'avvocato Luigi Masciulli ha chiesto 30.000 euro. Per Luisa Zara, l'anziana malmenata nel video, l'avvocato Fiorenzo Ceri ha chiesto mezzo milione di euro. La signora Zara è quella che nelle immagini dei carabinieri viene ripresa mentre viene percossa, sì. Noi chiediamo un risarcimento del danno che abbiamo prudenzialmente quantificato nella misura di mezzo milione di euro e quindi insisteremo per la condanna sia penale, quindi per le statuizioni penali, che per quelle civilistiche. I carabinieri eseguirono il blitz all'arcobaleno di Via Vico a Vasto il 21 luglio 2016 a seguito di indagini scattate su varie segnalazioni. La procura contesta agli imputati la morte di un ospite.
Ed ora ci spostiamo all'Aquila, dove il clima è caldo, lo sapete, per il ballottaggio per le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale, la scelta del nuovo sindaco. Il candidato del centrosinistra Americo Di Benedetto si sta preparando alla seconda tornata, no ai confronti con il suo sfidante, il candidato del centrodestra Pierluigi Biondi, ma un rafforzamento dell'attività sul territorio e programmi mirati. Questo il menù per questi 10 giorni di campagna elettorale. Vediamo. Il programma è 8 giorni di campagna elettorale per il ballottaggio, con comizi sul territorio ed eventi su programmi tecnici. È quanto farà Americo Di Benedetto, candidato sindaco del centrosinistra, nei giorni che lo accompagneranno sino al 25 giugno, giorno di nuovo voto. Un'agenda ricca ma non troppo eccessiva. Del resto il lavoro, ha più volte detto, è stato già fatto ed ora, passato il tempo dell'analisi politica del voto, è già ora di rimettersi in moto. Una sorta di autodeterminazione, ha detto, senza troppi confronti con il candidato del centrodestra Pierluigi Biondi. Parola d'ordine, grande organizzazione, grande entusiasmo, volontà di ripercorrere in maniera importante e precisa questi giorni a venire sul progetto che noi abbiamo e sull'idea della città e soprattutto organizzandoci, dandoci uno strumento di programmazione per l'appunto da divulgare sia agli organi di stampa, quelli che ai media, a tutti i media, alle associazioni e agli elettori soprattutto. Quindi noi ci siamo autodeterminati su un'organizzazione prospettica della campagna elettorale, perché abbiamo pochi giorni e dobbiamo avere le idee chiare su come affrontarla. Prima della conferenza stampa, una riunione con i rappresentanti dei partiti candidati con lui per gettare le basi di una campagna elettorale condivisa, precisa e puntuale. Di Benedetto ha escluso l'arrivo del segretario del PD Renzi, che non ha partecipato a nessuna campagna elettorale, ma ha annunciato che potrebbe arrivare il governatore del Lazio Nicola Zingaretti oppure Sala da Milano. Ci serve sempre prudenza in ogni azione rinnovata, riparti dalla partenza, non parti dall'arrivo, così come è stato subito dopo le primarie per affrontare le elezioni, dopo le elezioni per affrontare il ballottaggio, ma con grande determinazione e con una grande forza che non è quello del risultato, è quella della proposta. Noi siamo forti della nostra proposta che ha ricevuto un consenso, siamo forti del risultato, ma vogliamo quel risultato non solo confermarlo, ma addirittura implementarlo, perché abbiamo altri giorni per poter dimostrare che la nostra proposta politica e amministrativa è una proposta seria, equilibrata, rispettosa delle esigenze della città, ma soprattutto ben declinata attraverso un modo di fare che è il modo di fare che i cittadini si aspettano, cioè il giusto equilibrio nel rapporto con i cittadini, il giusto rispetto, la giusta sensibilità e il giusto stile. Grave crisi politica del Partito Democratico di Teramo. Gianguido D'Alberto, ex ormai capogruppo del PD al Comune, e due consiglieri comunali, Francesca Di Timoteo e Ilaria De Santis, hanno annunciato la loro fuoriuscita dal partito, definendolo un partito assente e litigioso. D'Alberto ha confermato la nascita di un nuovo progetto politico che sarà sostenuto anche dai rappresentanti della lista civica Teramo Cambia e da associazioni culturali cittadine. Il servizio di Tania Bondici Castelli. Terremoto nel PD teramano. Il capogruppo al Comune, Gianguido D'Alberto, annuncia la fuoriuscita dal Partito Democratico insieme ad altri due consiglieri comunali, Francesca Di Timoteo e Ilaria De Santis. Sostenuti anche dai due rappresentanti della lista civica Teramo Cambia e da associazioni cittadine, i fuoriusciti annunciano la nascita di un nuovo progetto politico per liberare la città di Teramo da brucchi. Perché fuori dal PD? Sì, quella che abbiamo fatto come consiglieri comunali, tre consiglieri comunali del gruppo PD, la decisione di uscire dal gruppo fa seguito alla decisione di qualche giorno fa delle dimissioni da capogruppo in consiglio comunale per una situazione per quanto mi riguarda di incompatibilità con lo stato attuale, la situazione del PD teramano. Non riesco più a sentirmi rappresentato da questo partito e a rappresentarlo, soprattutto nei metodi di fare politica, perché registriamo e notiamo una spaccatura forte, una logica tutta correntizia e di conservazione e lotta di potere fra gruppi e correnti, che è legata solo a destini individuali dei singoli e di gruppi, rispetto
rispetto ai quali, se sei fuori da questo sistema, non riesci comunque a dire le cose che pensi, che credi politicamente, e questo è quello che mi riguarda, perché se io quotidianamente mi oppongo e mi contrappongo al sindaco Brucchi e a questo centrodestra teramano nel dire che è inaccettabile questa gestione del potere, questa lotta di poltrone, questa corsa solo e esclusivamente ai destini individuali dei leader politici, e di fatto diventa non credibile questa azione, perché spesso nel Partito Democratico, nel Partito Democratico teramano, si riproduce lo stesso schema, ovviamente questo rende non credibile la nostra azione politica. Gianguido D'Alberto, stimato e benvoluto, era da tempo la figura di riferimento per il PD teramano come futuro candidato sindaco, pur nel rispetto della regola delle primarie. La cosa che stupisce è che i vertici del Partito Democratico non abbiano fatto nulla per arginare questi addii. È stato contattato dagli organi del partito dopo la sua fuoriuscita? Se parliamo degli organi di vertice, quindi le segreterie provinciali, regionali, presidente della regione, no. Quindi evidentemente non c'era questa grossa, la concezione di quello che è la situazione del PD teramano, che invito seriamente e mi auguro possa fare una riflessione. Noi oggi partiamo con questo gruppo che vuole essere comunque una base di partenza per un progetto nuovo, aperto alla città, che voglia cambiare nei metodi, nel metodo di fare politica, il rapporto appunto tra politica, istituzioni e città, perché questa città, io lo ripeto sempre, non ha bisogno di un altro gruppo di potere che si sostituisca ad un altro, questa città va liberata e noi ci opporremo a qualsiasi operazione che abbia questo fine, anche qualora dovesse assumere dei contorni gattopardeschi. Ed ora una notizia che riguarda le banche, l'ennesima truffa, così il comitato azzerati dal salva banche definisce la procedura arbitrale fissata con un decreto e un regolamento appena pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, che secondo il comitato non consentirà ai risparmiatori di vedersi rimborsare il 100% dell'investimento in obbligazioni subordinate delle vecchie Banca Etruria, Banca Marche, Carife e Carichieti, perché il fondo stabilirà come e di quanto risarcire i risparmiatori a cui venisse in sede arbitrale accertato il mis-selling. Le regole, osserva il comitato, già arrivano a distanza di 15 mesi rispetto al decreto legge che prevedeva l'istituzione dell'arbitrato e oltre un anno dai termini stabiliti dallo stesso decreto. L'Osservatorio indipendente sull'acqua del Gran Sasso ha organizzato per sabato 17 giugno a Teramo, nella sala polifunzionale della provincia, a partire dalle ore 17, un incontro pubblico per confrontarsi con le istituzioni, ma anche con i laboratori e Strada dei Parchi, proprio sulla vicenda dell'acqua del Gran Sasso. Intanto la Ruzzoreti scrive a tutti i cittadini, allegando la lettera alle bollette, per fare chiarezza su quanto accaduto nel mese di maggio. Sentiamo. L'Osservatorio indipendente sull'acqua del Gran Sasso si confronta a Teramo con Regione, Parco Gran Sasso Laga, Laboratori e Strada dei Parchi. Quanto è accaduto dal 2002 ad oggi, secondo l'Osservatorio, mette in discussione la relazione di fiducia tra cittadini e organizzazioni sociali intermedie da un lato e istituzioni preposte a controllare e garantire la potabilità dell'acqua dall'altro. Siamo in una fase molto strana di questa vicenda, dove c'è un grande rimpallo di responsabilità e un grande negare l'evidenza. Stiamo cercando, parlando direttamente con i soggetti coinvolti, e stiamo cercando di metterli in relazione per cercare di acquisire informazioni. Abbiamo già preparato un primo documento, possiamo chiamarlo un piccolo dossier, su quello che è accaduto, quello che è stato fatto in passato, su quello che è accaduto dal 2002 a oggi, per ripercorrendo un po' tutte le fasi dei lavori, di commissariamento e di spesa pubblica. E chiederemo conto di alcune situazioni, di alcune contraddizioni che abbiamo individuato, e cercheremo anche di comprendere i primi passi per cercare di risolvere i problemi, che prima di tutto sono di comunicazione fra gli enti e di organizzazione fra tutti gli enti coinvolti in questa situazione. Dal canto suo, la Ruzzoreti ha inviato a tutti i cittadini, insieme alle ultime bollette, una lettera che invita a difendere insieme l'acqua del Gran Sasso, la nostra risorsa più preziosa. Scrive la Ruzzo ai teramani: siamo convinti che la convivenza dei tre sistemi, captazione, autostrada e laboratori, sia possibile, e per questo auspichiamo un intervento
intervento sinergico di tutte le parti interessate per il miglioramento degli standard di sicurezza. Allo stesso tempo assicuriamo che faremo la nostra parte di più e meglio per garantire ogni giorno la trasparenza dei dati sulla qualità dell'acqua e il monitoraggio in tempo reale delle sorgenti e delle fonti di approvvigionamento. Stasera alle 21 i Sale Chiodato saliranno sul palco del ridotto del Teatro Comunale per ricordare Massimo Gallucci ed aiutare Amatrice, questo è il segnale lanciato dall'Aquila. Vediamo il servizio. Questa sera dalle 21 presso il ridotto del Teatro Comunale un concerto live dei Sale Chiodato per ricordare Massimo Gallucci, medico e componente della band. Durante la serata organizzata dall'Associazione Culturale Teatro Immagine con la partecipazione del Rotary Club L'Aquila, dell'Università degli Studi dell'Aquila, di Biper Banca e con il patrocinio del Comune, saranno raccolte anche fondi che andranno alla popolazione di Amatrice con un progetto mirato. Il pittore Angelo Volpe, autore del quadro ispirato dalla canzone Davanti al mare, donerà l'opera alla città. Una bella serata, insomma, per ricordare Massimo Gallucci, professionista, musicista, cantante, indimenticabile. Che è un po' la prosecuzione naturale dell'evento che già a dicembre mettemmo in piedi, sia per il lancio del disco nostro che soprattutto per un discorso che riguarda un quadro che un artista di Livorno, Angelo Volpe, colpito in particolar modo e ispirato da una canzone di Massimo Gallucci che si chiama Davanti al mare, ha creato questo quadro. Questo quadro il pittore ha deciso, bontà sua, di donarlo alla città, a tutta la nostra collettività, e quindi questa sarà l'occasione per ascoltare le sue parole e per poter finalmente acquisire quest'opera. Che originariamente lui aveva pensato di metterla all'asta, poi per una serie di valutazioni su tutta la situazione, ma soprattutto per la contemporaneità, parlo del mese di dicembre, degli eventi drammatici che hanno coinvolto il nostro territorio vicino, quindi mi riferisco ad Amatrice e tutta la zona, si è deciso insieme di devolvere il ricavato della serata e della vendita dei dischi in una sottoscrizione che, grazie anche all'apporto del Rotary, prenderà poi la strada di Amatrice per un progetto finalizzato. Storia, sport e vita vissuta della piccola comunità teramana di Bisenti si intrecciano nel libro Il teatro di una favolosa opera, scritto da Vincenzo Luca Salini, edito da Il Viandante di Arturo Bernava. Ascoltiamo l'autore nella prossima intervista. Questo libro parte dal ricordo di una figura storica e importantissima per Bisenti, quella di Rocco Salini, però poi si allarga alla storia, alla vita vissuta del paese. Rocco Salini è stata una figura portante per il nostro territorio, ha fatto tanto per la vallata, ho voluto fare questo ricordo. Poi da questo siamo partiti, soprattutto per Bisenti, un paese, diciamo, che nell'ultimo periodo è stato colpito dalle calamità naturali. Quindi, diciamo, questo libro rappresenta anche un invito a cercare di ripartire per vivere nuove emozioni. Tra l'altro da questo libro traspare l'amore per lo sport, per la squadra locale. Sì, sono stato dirigente del Bisenti Calcio per 4 anni, vivendo dei momenti indimenticabili. Abbiamo ottenuto una promozione in prima categoria, ci siamo salvati l'anno successivo. Si tratta di un paese di 2000 anime, quindi i risultati sono stati molto importanti e lusinghieri. Io penso che lo sport a livello dilettantistico rappresenti un'isola felice. Nel libro ho voluto raccontare questi 4 anni vissuti intensamente nel Bisenti Calcio, riportando anche le cronache delle partite più significative e più emozionanti di questi meravigliosi anni. Come è stato scritto nella prefazione da Simone Gambacorta, che ringrazio per la sua immensa considerazione nei miei confronti, il libro, diciamo, è dedicato a Bisenti, ma è un dono alla collettività bisentina. Invito a leggere il libro perché rappresenta proprio uno spaccato della vita vissuta di un territorio che è piccolo, tra virgolette, da un punto di vista proprio geografico, però ha molto da dare, ha dato molto, e io penso che nel futuro potremo ancora essere protagonisti.
Ed ora siamo allo sport, iniziamo dal calcio e dal Pescara. Giornata milanese ieri per il presidente Daniele Sebastiani e il DS Leone, in via di definizione l'arrivo del centrocampista Andrea Palazzi dall'Inter. Con la Juventus c'è distanza tra domanda ed offerta invece per la cessione di Mamadou Koulibaly. Il servizio di Andrea Costantini. Pescara Palazzi dritti verso il sì. L'entourage biancazzurro è pronto a regalare a Zdenek Zeman un ottimo prospetto che nell'ultima stagione si è molto ben comportato, giocando oltre 30 partite con una rete all'attivo con la maglia della Pro Vercelli. Classe 96 Andrea Palazzi è di proprietà dell'Inter e nel centrocampo del Boemo sarebbe una delle due mezze ali. Il giocatore dovrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto per il Pescara, diritto che diventa obbligo in caso di pronto ritorno in Serie A del Delfino. Quella di ieri pomeriggio però è stata una giornata saliente per il presidente Sebastiani e il DS Leone per le vicende Gans e Koulibaly. Nell'incontro avuto a Milano con la Juventus sono stati questi i temi principali. Simone Andrea Gans vuole approdare in riva all'Adriatico. La formula migliore per il Pescara è quella del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A, ma la Juventus vuole cedere il filo d'arte a titolo definitivo. La volontà del calciatore di giocare alla corte di Zeman è determinante e per qualsiasi definizione bisognerà comunque attendere la fine della prossima settimana, poiché l'Hellas Verona ha un diritto di opzione da poter esercitare. In quel caso la Juventus andrebbe con la contropzione per poi dirottare Gans in biancazzurro. Situazione interlocutoria per Mamadou Koulibaly. C'è una notevole distanza tra l'offerta della Juventus, 1 milione di euro, e le pretese del Pescara, 4 milioni. Ci si riaggiornerà col presidente Sebastiani, che nel frattempo ascolterà altre offerte, mentre la Juventus potrebbe a sua volta inserire alcune contropartite tecniche. Quella che interessa di più è la mezzala Mattia Vitale, ex Lanciano, nell'ultimo anno a Cesena. Rispetto a quanto vi abbiamo riferito ieri, strada sempre più in discesa con l'Atalanta per i prestiti degli attaccanti esterni Christian Capone e l'ivoriano Emmanuel Lattelat, mentre l'Inter, con cui è in piedi l'operazione Palazzi, sembra indirizzata verso il no al prestito del terzino della primavera Federico Vaglietti. Continuano i sondaggi dall'estero per il capitano Lédian Memouchai. Dopo gli svizzeri del Sion, hanno chiesto informazioni anche i francesi del Lille, ma l'addio del centrocampista albanese è tutt'altro che scontato. Scendiamo di categoria. Dopo l'ufficializzazione del neo direttore sportivo Giorgio Repetto, per il Teramo è partita l'operazione allenatore. Stamattina infatti c'è stato un incontro a Roma fra la dirigenza del Diavolo e Antonino Asta, il candidato principale alla panchina biancorossa. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. Ufficiale l'arrivo di Giorgio Repetto per il Teramo, ora parte l'operazione che porterà Antonino Asta alla corte biancorossa. Il tecnico stamattina ha incontrato a Roma la dirigenza del Diavolo per cercare di capire quale progetto dovrà essere costruito e quanto sarà possibile muoversi sul mercato. Le esigenze economiche stringenti del club dovranno essere, più che una limitazione, uno stimolo per Asta. Almeno queste sono le intenzioni del Teramo, che se tutto dovesse andare bene potrebbe ufficializzare anche il nuovo allenatore già nelle prossime ore, facendo il bis a stretto giro dopo il direttore sportivo. Asta, assistito dal procuratore Cesare Di Cintio, peraltro legale molto apprezzato in quota giustizia sportiva, sembra essere intenzionato a dire sì alla proposta biancorossa, con un ingaggio che sarà in linea con quella dieta dimagrante che dovranno subire i conti del Diavolo nella prossima stagione. Non che la concorrenza sia stata sbaragliata, ma l'ex timoniere della Feralpi Salò è sempre stato il più apprezzato e il profilo più convincente, specie dopo che Repetto ha capito che i margini per arrivare a Vincenzo Torrente erano ridottissimi a causa delle richieste economiche del tecnico. E allora stamattina la delegazione biancorossa è partita alla volta della capitale, dove incontrerà proprio Di Cintio e Asta per valutare la fattibilità concreta della trattativa, che non dovrebbe subire brusche o improvvise frenate, visto che l'allenatore è sempre stato convinto del progetto di rilancio del Teramo. Se le cose con lui dovessero andare male, ma è una prospettiva ad oggi improbabile, ecco che tornerebbero in auge le alternative, con Ottavio Palladini che a quel punto diventerebbe il favorito. Parallelamente il Diavolo si muove per liberarsi dei contratti onerosi anche per la prossima stagione. Molti potrebbero salutare, lautamente incentivati ad andare via, per poi partire con la ricostruzione che vedrà un drastico abbassamento dell'età media dell'organico per un Teramo più giovane che possa costruire in qualche anno nuove prospettive di vittoria.
Ed ora il calcio a 5. Per la terza volta su 4 gare sono i calci di rigore a decidere le sorti di Pescara e Luparense. I tiri dal dischetto tornano a premiare la compagine veneta che si aggiudica partita e scudetto. Ai biancazzurri restano gli applausi dei tantissimi tifosi accorsi al Palaestra di Ancona per la prestazione generosa offerta nonostante le tante difficoltà. Vediamo. Un Pescara commovente non ce la fa a trascinare la serie a gara 5. I rigori sono ancora una volta fatali e lo scudetto va alla Luparense che con il sesto tricolore conquistato diventa la squadra con più titoli italiani in bacheca. Ci ha provato la squadra di Colini ad andare oltre le poche energie rimaste e si è aggrappata con le unghie e con i denti ad una gara che l'ha vista sempre sotto. C'era la volontà di non deludere le migliaia di pescaresi che hanno raggiunto il Palaestra di Ancona grazie a treno e pullman messi a disposizione dal Pescara Calcio 5, ma anche attraverso mezzi privati. Un vero e proprio esodo mai visto per una gara di futsal. Stringono ancora i denti Leggero e Salas che Colini impiegherà in una partita che vede iniziare meglio la Luparense che al quinto passa in vantaggio grazie ad Onorio. Con Bertoni recuperato e Ramon al posto dell'acciaccato Mancuso, i lupi raddoppiano con il contropiede finalizzato da Taborda su assist di Ramon. Pescara ha le corde ma che reagisce prima dell'intervallo con la sassata di Cimanghigno che dimezza il distacco. La partita si fa ancora più avvincente nella ripresa con gli ospiti che non la chiudono neanche quando il Pescara perde Cimanghigno espulso per somma di ammonizioni. Ultimi 3 minuti al cardiopalma, Mati Rosa indovina il tiro del 2-2. Dopo 30 secondi Ramon, portiere di movimento, sorprende Capuozzo. Sembra fatta ma a 9 secondi dalla fine Pescara si rialza ancora con la correzione di Giacomo Azzoni su tiro cross di Salas. 3-3 e si va ai rigori ma il Pescara non ne ha più. Segna Morgado, sbagliano Salas e Cuzzolino. Ai lupi bastano 2 rigori di Foglia e Coco Wellington. Scudetto alla squadra di Marin, ma applausi convinti per questo Pescara, col rammarico però che senza quel finale burrascoso di gara 1 la serie avrebbe avuto probabilmente un altro epilogo. Peccato davvero. È tutto per la prima edizione del TG6. Io vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle 19 e alle 23. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata.